Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Dado Bax ed in questa puntata di questa sottorubrica, mini rubrica nella quale vi racconto un po' il come interpreto il videogioco, voglio parlarvi della sindrome dello studente preesame. In realtà non saprei neanche bene come chiamarlo, però lasciatemi raccontarvi un piccolo aneddoto, dopodiché voglio insomma fare poi un collegamento con il mondo del videogioco. Prima di iniziare però un piccolo annuncio. Sarò presente sabato 11 maggio al Cosenza Comics alle ore 17 presso lo scrigno giallo. Il mio intervento sarà i videogiochi visti da chi non ha mai smesso di emozionarsi. Ulteriori informazioni ve le lascio in descrizione. Uno degli ultimi esami che ho dato nella mia carriera universitaria in ingegneria informatica è stato matematica discreta. Ricordo quell'esame con una gioia che non immaginate, innanzitutto perché poi è andato concretamente bene all'esame, è andato molto bene. È stato proprio un piacere seguirlo, seguire i corsi, seguire gli argomenti. Non fate la battuta che facevano i miei compagni di corso, che matematica discreta è una matematica che entra in punta dei piedi, no? Scusate se non disturbo. Insomma, un esame che mi è piaciuto tantissimo e concretamente ricordo perfettamente che alla fine del corso, quindi finite le ore canoniche di lezione, il professore disse: settimana prossima ragazzi, quindi i corsi erano finiti, il giorno che finivano i corsi disse: settimana prossima ragazzi, per chi vuole, fuori dai corsi, quindi in maniera facoltativa, ci sono altre due lezioni agli stessi orari delle lezioni che abbiamo avuto insomma in questo semestre e faremo esercitazione. Quindi porterò degli appelli d'esame e proveremo a svolgerli. E ricordo perfettamente che ora, quindi lasciando stare il fatto che a me era piaciuto molto, ok? Quindi io magari ero anche di parte, però io vi chiederei di focalizzarvi sull'occasione che il professore aveva dato a tutti gli studenti, sia a chi era piaciuto il corso, ma anche a chi non era piaciuto il corso e poi concretamente però l'esame lo doveva dare comunque. Ci siamo, cioè focalizzatevi un attimo sull'opportunità, indipendentemente dal fatto che a me piaceva il corso, ok? Soffermatevi sull'opportunità. Aveva dato l'opportunità di due lezioni extra corso per fare degli appelli, cioè lui ci aiutava a studiare concretamente, cioè ci siamo, era un suo venire incontro a noi studenti. E ricordo perfettamente che nell'aula ci fu insomma un vociferare, appena disse questa cosa ci fu un attimo un vociferare, il professore colse il fatto che c'era un malcontento generale e disse in maniera stizzita: io sarò qui, se volete venire venite, se volete studiare per conto vostro state tranquilli, è inutile che vociferate, potete studiare tranquillamente per conto vostro, state tranquilli, non è un problema, per chi vuole c'è la lezione. Anzi, gliel'ha fatta anche buona, cioè aveva dato un'opportunità a noi studenti, il vociferare in maniera stizzita non c'entrava né dalla porta né dalla finestra, cioè è stato un gesto di grande immaturità secondo me, secondo il mio punto di vista, da gran parte delle persone che si erano messe a vociferare nell'aula in maniera stizzita di cosa? Ti stava dando una grande opportunità all'infuori del fatto se ti possa essere piaciuto oppure no. Quando un'azienda crea un prodotto che si va a rivolgere all'utenza, è chiaro che ha in mente un determinato target e lo fa, tra virgolette, per noi. Cioè è chiaro che l'azienda vuole vendere. È chiaro che nel momento in cui viene fatta la remastered di un titolo, l'azienda ha interesse nel venderlo. Ma il concetto basilare è che se, per fare un esempio banale, Sony fa The Last of Us Remastered per PS4, è ovvio che lo fa per vendere, ma lo fa per noi, come dire. Sembra buffo, lo faccio per voi. Però a parte gli scherzi, lo fa per noi, lo fa per i giocatori, cioè lo fa per tutti coloro che hanno PS4, non hanno PS3, e quindi permette alle persone che non hanno PS3 di giocare The Last of Us su PS4. Quindi il dire questa remastered non serve è lo stesso atteggiamento altamente immaturo di chi dice: no, a me
io non voglio venire a lezione, a queste lezioni extra, e quindi mi lamento dicendo che queste lezioni non ci devono essere. Non sei tenuto ad andarci. La remastered esce, tu non sei tenuto a comprarla. Ma è un servizio che serve a chi, per chi la vuole. Microsoft commercializzerà o ha già commercializzato una console senza il lettore ottico. E tutti quanti, a che serve? A che serve? A che serve? Serve a coloro che tipicamente non comprano i dischi e si portano a casa una console a un prezzo ribassato. Ora non so quanto costi di meno, ma a che serve? Serve a questo, no? Senza il lettore ottico costa di meno. Oppure recentemente si è vociferato che Nintendo potrebbe rilasciare un Nintendo Switch Mini, si è vociferato, ancora non si sa, un Nintendo Switch Mini senza il dock. E a che serve Switch senza il dock? A che serve? Serve a una persona che il dock non lo utilizzerà mai e quindi paga Switch 60-70 euro in meno. A che serve? Serve a questo. Tu non lo vuoi, a qualcuno serve. Facciamo decidere l'utenza generale se serve o non serve. Poi se non lo compra nessuno, allora non serviva. Se qualcuno lo compra, a quel qualcuno è servito. Ed è sempre meglio, c'è un martello che martella, stanno facendo lavori, però il discorso l'ho concluso. Ok, raga, hanno iniziato a martellare, ok, non riuscirò a parlare senza martello, però il discorso l'ho concluso. Non lo so, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Niente, martellerà fino a... Ragazzi, in questo periodo per registrare è un casino, perché martellano sempre, mi dispiace, però posso registrare solo di sera ed è un casino. Vabbè, comunque, il discorso oramai l'ho finito e non lo so, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, il box dei commenti è tutto per voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!